fermarla ormai. Quest'Italia che cambia siamo noi. Guarda, quest'anno abbiamo scelto il tema dell'acqua, l'abbiamo fatto assieme durante l'incontro primaverile, e lo spunto ci è venuto perché volevamo toccare un tema che riguardasse un po' tutte le comunità. Neanche farlo apposta, purtroppo è un tema molto di attualità, no? Perché sappiamo che parecchie regioni in Italia hanno proprio questa emergenza, per cui è un modo anche per lavorare su una dimensione estremamente locale ma estremamente globale. L'acqua la affrontiamo e la toccheremo sotto vari punti di vista, per cui dal punto di vista tecnico-fisico, dal punto di vista simbolico, filosofico, dal punto di vista di come comunque l'acqua è un supporto fondamentale per la vita, ma anche per la vita all'interno della comunità, perché spesso le comunità si insediano in luoghi dove un saggio utilizzo dell'acqua è proprio il segno distintivo del nostro prenderci la responsabilità su quel luogo in maniera particolare. Ah, e penso anche a un'altra cosa, gli ecovillaggi non sono la risposta, no, a quelli che sono le sfide di questo tempo, ma possono essere una testimonianza di fino a dove puoi arrivare, no? Una testimonianza di limite, no? Fino a dove ci possiamo spingere nel prenderci cura di questo pianeta, fino a dove possiamo spingerci nell'essere ecologici, fino a dove possiamo spingerci nell'apertura e nella condivisione con gli altri. Penso che sul tema dell'acqua possiamo dare una grande testimonianza, fino a dove possiamo spingerci nell'aver meno bisogno o nel poter utilizzare saggiamente questa risorsa, nel prendercene cura, anche nel celebrarla, e faremo tutto questo in questi giorni. Siamo dispari. Abbiamo 4 programmi in un programma, e questo è il primo anno che questo accade. Siamo partiti in realtà da qualche anno ad avere delle attività dedicate ai bimbi, ma all'inizio erano più prendiamoci cura dei bimbi affinché i grandi possano partecipare. Poi invece si è visto come sempre di più questa cosa diventava una ricchezza e diventava un modo per esplorare la dimensione della comunità e farla esplorare anche i bambini. E per quello sempre di più ci sono state anche persone all'interno dell'organizzazione che hanno dedicato competenze. Abbiamo persone che fanno gli educatori durante tutto l'anno, che fanno magari homeschooling o educazione parentale o educazione alternativa, e che mettono a disposizione le proprie competenze e hanno sviluppato un programma apposta per i bambini fino ai 13 anni e poi per gli adolescenti dai 14 anni in su. Spesso questi magari sono programmi che prendono anche prestito da programmi europei o che co-sviluppiamo come Rive, perché siamo anche impegnati su questo fronte di sviluppare programmi di sostegno per le comunità o per i bambini, abbiamo a livello europeo, e abbiamo un gruppo internazionale molto solido. E poi c'è la parte del programma dei più umani, anche lì c'era la voglia di stare assieme nella celebrazione con la creatività, è nato questo gruppo più umani, sempre di più si è strutturato, adesso ha fatto degli incontri per preparare il programma e accompagna all'insegna del prenderci cura del nostro stare bene, del nostro stare in una bella relazione e in una relazione creativa, tutto il programma, dando la possibilità alle persone di rilassarsi, di prendersi i propri momenti di stacco, di prendersi i propri momenti di libera espressione. La roba marrone di domani nel minestrone. L'Italia che cambia è una sfida che ciascuno di noi può assumere in maniera creativa e responsabile. Siamo ciascuno di noi, e l'Italia che cambia e che può veramente fare la differenza spesso sono le persone che hanno il coraggio di mettersi assieme al di là delle differenze, al di là delle resistenze, al di là dei timori, al di là delle paure. Oggi l'Italia che cambia è avere coraggio. Coraggio vuol dire agire con il cuore. Cioè, da una parte utilizzare nell'azione l'intelligenza, la forza e tutto quello che abbiamo a disposizione come esseri viventi, e dall'altra metterci sempre il cuore. Nel fare questo riusciamo ad essere all'altezza di ciò che raccogliamo e a poterci aprire ad un raccolto che faccia veramente la differenza per noi e per le persone che ci stanno vivendo. Quest'Italia che cambia, non puoi fermare.